Arezzo protagonista dell'educazione finanziaria, alla Borsa Merci la conferenza Spettacolo, Economia a Scuola, lo spreco illogico, un evento che fa parte del vasto programma di educazione finanziaria che la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, in collaborazione con UbiBanca, mette a disposizione delle scuole a livello regionale. Una giornata dedicata agli studenti delle scuole secondarie per sensibilizzarli sui temi della sostenibilità. Il messaggio principale è quello dell'informazione. I ragazzi devono informarsi, devono imparare, devono capire, devono studiare, perché questo è fondamentale per creare consapevolezza. Poi diamo alcuni piccoli consigli per cominciare a cambiare già dal quotidiano. La banalissima borraccia non è, insomma, è un piccolo segnale di cambiamento, non serve a nulla da sola, è chiaro, però è un segnale di un cambiamento che, insieme a mille altri cambiamenti di quel genere, anche molto più importante nelle scelte finanziarie, nelle scelte di acquisto e quant'altro, allora tutte queste cose nella mobilitazione ovviamente della politica, ad esempio, certamente possono fare tanto. I governi stanno facendo tanto, le aziende stanno facendo tanto, la finanza sta facendo tanto, ma anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. La conferenza spettacolo Economia a Scuola, lo spreco illogico è stato un progetto di educazione finanziaria che ha indagato i meccanismi della più basilare delle operazioni economiche, la scelta e gli effetti che questi comportano a livello globale. L'educazione finanziaria e lo sviluppo sostenibile rappresentano infatti due opportunità di crescita e si sposano in questo progetto che vuole diffondere l'approccio dell'economia sostenibile in un'ottica di cittadinanza attiva e consapevole per costruire un valido progetto di vita ispirato ai valori di sviluppo sostenibile globale fissati dall'Agenda 2030. Abbiamo organizzato in 7 tappe a livello nazionale degli eventi su tematiche relative appunto all'educazione finanziaria e abbiamo incontrato circa 2500 ragazzi. Questa attività viene, diciamo, organizzata e coordinata a livello nazionale insieme alla FEDUF, quindi la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, con la quale agiamo in forte sinergia in tutte le attività che noi facciamo. Mi preme sottolineare che la nostra banca è impegnata su questi argomenti e su queste importanti tematiche sociali in realtà tutto l'anno. Dato che la sostenibilità è diventata ormai il leitmotiv di questa stagione anche scolastica, e troviamo corretto che dal punto di vista della formazione le istituzioni contribuiscano in maniera concentrica su questo tema, perché la sostenibilità ha comunque risvolti di natura economica e anzi è prettamente un problema di natura economica. Se per economia intendiamo la gestione delle risorse e la loro corretta utilizzazione, quindi ci sembra giusto che un inquadramento anche dal punto di vista economico-finanziario di quelle che sono le problematiche legate all'economia circolare, i processi di sostenibilità ambientale, trovino una loro correlazione attraverso l'intervento poi di soggetti assolutamente accreditati, come in questo caso le istituzioni che l'hanno organizzata, UbiBanca, e che possono dare un contributo veramente importante a questo tipo di relazione. Noi abbiamo affrontato il tema dell'orientamento, ovviamente, e che non è più informazione, semplice informazione, ma sta diventando formazione dello studente. Proprio lavoriamo per cercare di sviluppare le attitudini dei nostri studenti in vista anche di scelte future universitarie. Noi abbiamo come scuola abbiamo sostenuto l'apertura dell'ITS, che è appunto, che come tutti sanno, sono i 2 anni di formazione dopo il diploma. Ma per quanto riguarda la mattinata di oggi, noi sosteniamo questi incontri perché abbiamo la possibilità di far avvicinare i ragazzi a tutte le problematiche del territorio, quindi incontro con esponenti che possano parlare con la Camera di Commercio, che possa spiegare loro come costituire un'impresa. Abbiamo appunto tutte le attività del territorio che possono sviluppare questa cosa. In più sostengo anche la modalità per
perché il fatto di fare una conferenza spettacolo può far pervenire agli studenti un messaggio più diretto, proprio perché si vede la matematica come elemento fondamentale per affrontare qualunque scelta futura. Questo è un tema molto centrato. Io vorrei sottolineare che come Camera di Commercio ogni anno riceviamo 500 iscrizioni mediamente di giovani under 35 che iniziano l'attività economica. Per darle un dato, il 25% di tutte le iscrizioni annuali in Camera di Commercio sono di giovani, giovani che non trovano ovviamente lavoro dipendente e tentano la carta dell'impresa. Il totale è 3.500 giovani iscritti in Camera di Commercio storicamente under 35. Ecco, il grande problema di questi giovani è che partono con tanto entusiasmo, molto carichi, però chi arriva al terzo anno su 10 che partono sono solo 4, quindi si perdono 6 imprese su 10 nei primi 3 anni, e da qui proprio l'esigenza di avere dei fondamentali anche di tipo economico, finanziario prima di partire, avere un buon business plan, avere una buona analisi di sostenibilità, perché altrimenti ecco, anche l'attività di impresa presenta dei rischi non solo per il giovane che li intraprende, ma anche per la famiglia, per il contesto allargato, anche il contesto sociale. Quindi è importante partire dalle scuole, dare rudimenti, dare alfabetizzazione economico-finanziaria anche per quando poi un giorno ci si presenterà nel mondo del lavoro. Terzo appuntamento che in qualche modo organizziamo insieme a FEDUF, e siamo veramente orgogliosi di poter ospitare, di poter accogliere e scambiare delle opinioni con questi 700 studenti. C'è una nuova sensibilità dal punto di vista dei giovani, stanno nascendo dei momenti di riflessioni legati appunto a uno sviluppo sostenibile, e noi crediamo che queste giornate possano favorire un ulteriore momento di riflessione, di stimolo, di approfondimento su questi temi legati a uno sviluppo sostenibile. Ecco, oggi addirittura ci sono delle app che ci aiutano a gestire il nostro risparmio, ci dicono dove dobbiamo spendere, dove non dobbiamo spendere, ma a questi ragazzi quali sono, insomma, secondo lei gli input che vanno dati proprio sul fronte di come gestire il proprio denaro, posto che loro ovviamente ancora non ne hanno, ma insomma magari ci sarà la paghetta da gestire, no? Sì, la cosa fondamentale è l'equilibrio, no? Non è possibile in qualche modo affrontare un futuro dove il consumo può essere portato all'esasperazione o comunque in qualche modo verso una misurazione che è legata soltanto a concetti di PIL. Quindi i colleghi di 1729 Taxi ci offriranno appunto questi momenti di spunto, di riflessione. L'importante è avere consapevolezza ed equilibrio nella gestione del proprio denaro e dei propri risparmi. Ma il salvadanaio è sempre una buona abitudine? Assolutamente sì, e soprattutto l'equilibrio è una buona abitudine nella gestione del denaro, nella gestione del contante, ma nella gestione in genere di tutto quello che riguarda la gestione sociale ed economica della nostra quotidianità. Il progetto racconta da una parte quello che sarebbe ragionevole scegliere di fare e dall'altra quello che è lo stato dell'arte, con l'obiettivo di mostrare, indagando le leggi matematiche che guidano le decisioni, che le due cose spesso non coincidono. Perché quando scegliamo, nella nostra mente si mettono in moto una gran quantità di scorciatoie istintive che spesso ci portano fuori strada, anche quando davanti alla scelta ci sentiamo completamente liberi, razionali e consapevoli. Un esempio proprio banalissimo, insomma, partiamo proprio dal nome, ma è volutamente un esempio stupido, ma secondo me significativo. Si parlava sempre di riscaldamento globale, no? Fino a qualche anno fa, ed è vero, perché questo è il fenomeno, uno dei fenomeni principali. Però cosa dà come sensazione il riscaldamento globale? Vabbè, insomma, il pianeta è un pochino più caldo, sai che c'è di solito, sono un po' freddoloso, se anche si scalda un po', anzi, forse va addirittura meglio. E allora si è cominciato a parlare di cambiamenti climatici, perché poi non c'è solo il riscaldamento, ci sono anche, non so, i tornado, ci sono anche piogge molto significative e quant'altro, quindi che vanno nella direzione opposta. Ma di nuovo, cambiamento climatico, vabbè, cambia un po' il clima, no? Ok, che problema c'è? E allora già solo chiamarlo danno climatico, danni climatici, questo ci dà già l'idea immediata e intuitiva di qualcosa di negativo, mentre cambiamento è neutrale, danno è negativo. Un altro problema della comunicazione di questi fenomeni è legato ad esempio all'aumento della temperatura terrestre. Spesso si dice se non facciamo nulla la temperatura media aumenterà di 1,5 gradi, 2 gradi, 3 gradi entro il 2030, 2050. Qual è la percezione delle persone? Aumenta la temperatura di un paio di gradi, che problema c'è? Nell'arco della giornata la temperatura varia di 5, 10 gradi, 15 gradi, 2 gradi, cosa vuoi che sia?
e poi è il 2030, 2050, è lontanissimo, no? Tutte queste cose fanno sì che il problema mi sembra molto lontano e non mi sembra così problematico come in realtà è, e quindi ovviamente impediscono l'azione, perché se lo sento come un problema lontano nel tempo, nello spazio, lontano da me, insomma il mio desiderio di cambiamento sarà molto, molto limitato. Se invece vedo i danni concreti che già stanno succedendo e che sicuramente succederanno, e li vediamo molto concreti, molto vicini nel tempo, molto vicini nello spazio, allora questo forse farà sì che i cambiamenti, insomma, si potranno avvenire più rapidamente. Tutto questo poi per comunque fare le proprie scelte finanziarie, i propri acquisti, insomma decidere di come, no? Impostare la propria vita. Loro sono degli studenti, quindi... Assolutamente, di scelte ne dovranno fare tantissime, appunto ragioniamo proprio su questi meccanismi delle scelte, sul ruolo dell'intuito, che spesso ci dà suggerimenti molto corretti nella vita di tutti i giorni. Quasi tutte le decisioni che prendiamo sono istintive e funzionano alla grande, no? Pensiamo quando ci muoviamo in mezzo a tante persone, facciamo tante piccole scelte intuitive che funzionano alla grande. Gli stessi meccanismi però di scelta, quando ad esempio in ballo ci sono i soldi, ecco, non sono così efficaci, anzi spesso ci portano a fare delle scelte completamente sbagliate, irrazionali, di cui magari ci pentiamo un attimo dopo. Ecco, noi ragioniamo su come prendiamo decisioni. L'idea ovviamente non è dire ai ragazzi devono fare così, bisogna fare attenzione a... No, guarda, il nostro cervello funziona così. In questi centinaia di migliaia di anni si è sviluppato in un certo modo, adesso funziona così, devi esserne cosciente e poi insomma cercare di limitare i danni. Ecco.